Eravamo rimasti. Mia madre aveva trovato un buon rimedio per farmi passare la tristezza. Mi comprava un bel dolce che io stessa scioglievo dalla pasticceria a vista, che ne faceva bella mostra nelle sue vetrine. E quel bignè mi riconciliava con la vita. Più tardi ho capito che i miei lamenti di bambina erano espressione di quel male di vivere, dal quale crescendo non mi sarei più liberata. Capitolo secondo. La sofferenza come proiezione dell'inconscio. Giovanni Segantini. Oggi i moderni studi sull'inconscio hanno dimostrato l'automatismo dei pensieri, cioè il fatto che questi si producano prescindendo dalla nostra volontà. Tutti i traumi subiti, come dolori, violenze, prevaricazioni che hanno aggredito la nostra coscienza, restano intrappolati nella memoria con un'energia emotiva pari all'intensità del ricordo, tal punto da procurarci uno stato psichico nevrotico. L'unica via d'uscita che abbiamo è quella di rifugiarci in una realtà parallela, nella quale ogni sofferenza si placa e i pensieri possono suscitare ancora il desiderio di agire e quindi di vivere. Io credo che il motore del mondo sia l'amore nelle sue diverse forme, verso la famiglia, verso gli altri, verso l'arte o lo studio, e che l'amore sia l'unico modo che abbiamo per vivere in equilibrio nella realtà. La prima forma di amore che riceviamo e di cui ci inebriamo è quello materno, sin dai primi anni di vita. Come vasi rotti, come vasi vuoti, abbiamo bisogno di essere colmati costantemente dall'affetto e dalle carezze materne. E quando questo non avviene, ci sentiamo soli, sperduti, abbandonati. Un legame forte e autentico con i genitori ci permette di crescere e guardare la vita con fiducia. Tanti sono gli artisti i cui traumi infantili hanno generato una pittura, un